Buongiorno, sono la dottoressa Justin Farina e oggi ti voglio parlare del caffè verde e della sua capacità dimagrante, di cui sicuramente ultimamente avrai sentito parlare. Il caffè verde non è altro che una particolare tipologia di caffè dai chicchi verdastri, al contrario di quello che sei abituato a vedere normalmente. Ciò che lo contraddistingue è la presenza al suo interno di una particolare sostanza, che è l'acido clorogenico, che gli conferisce proprio questa attività dimagrante. L'acido clorogenico è una sostanza che è in grado di che permette al corpo di diminuire l'assorbimento degli zuccheri e anche di aumentare il metabolismo. Ne consegue quindi proprio una mobilizzazione dei grassi di riserva, quindi vengono bruciati questi grassi di riserva, e anche una diminuzione del senso di fame. E inoltre il caffè verde è caratteristico perché contiene al suo interno un'elevata quantità di polifenoli, che non sono altro che sostanze dall'attività antinfiammatoria ma anche antiossidante, quindi prevengono proprio le cellule dall'invecchiamento e dalla formazione di radicali liberi. Inoltre hanno anche un effetto sulla diminuzione della pressione sanguigna. Se il tuo problema però magari è correlato alla presenza di caffeina, a cui potresti pensare, puoi stare tranquillo perché il caffè verde, rispetto al classico caffè che sei abituato a bere, contiene una quantità minore di caffeina al suo interno e quindi puoi stare tranquillo perché da questo derivano anche minori problemi a livello gastrico che si potrebbero presentare con il caffè normale. L'unica raccomandazione che posso darti è quella di non utilizzarlo in gravidanza e allattamento. Per qualsiasi informazione ne siamo qui, ricordati che alla farmacia di Nardo sta a cuore il tuo benessere.